Ciao, sono Federica, sono un'attrice di teatro di Milano, sono nata e vivo a Milano. Mi sto anche dedicando alla macchina da presa, sto iniziando a fare un po' di corti, video. Ma sono venuta qua in primo luogo perché la mia cara amica, da quando ha conosciuto l'Istituto Modai, me ne ha sempre parlato benissimo, quindi ero già di partenza molto curiosa. In più perché la voce è proprio una degli strumenti che ho a disposizione su cui ho lavorato meno, e quindi è una cosa che da tempo mi interessava approfondire, per cui saputo che c'era questa borsa di studio, mi sono iscritta al bando sperando di poter partecipare, mi è andata bene, quindi sono qui. Per quanto riguarda la voce, una delle difficoltà più grandi che ho incontrato nella mia professione è stata la fatica, sicuramente, nel senso che spesso se capita di stare in scena per tanto tempo e dover parlare lungamente, recitare lungamente, a un certo punto mi è capitato mi subentrasse una fatica proprio fisica, cioè alla gola, proprio male, anche dolore a volte. Questo unito poi alla ricerca dell'espressività, cercare continuamente di mettere dentro alla voce un'emozione, un colore che si vuole dare al personaggio. È in questo momento una cosa per me difficile da fare, incanalare, cercare magari di incanalare un'emozione soltanto nella voce, quindi questo mi interessa molto. Il lavoro che mi è stato proposto di fare qui, negli incontri che abbiamo fatto, è stato principalmente indirizzato verso appunto l'eliminazione della fatica. Io ho presentato un monologo piuttosto lungo, insomma sui 7 minuti, quindi richiede una resa abbastanza alta. Abbiamo lavorato proprio su delle questioni fisiche, fisiologiche, ovviamente anche l'espressività ne ha giovato, per cui mi sono trovata poi a riprendere in mano il mio monologo, la mia performance, e trovare non solo meno difficoltà nell'eseguirlo, ma anche un'espressività che prima non c'era, non veniva fuori. Mettersi in gioco con la voce è stato sicuramente, almeno per me, sicuramente difficile, perché comunque passano un sacco di cose dalla voce, mi sono sentita proprio nuda completamente. Però è stato anche divertente, è stata una scoperta, e soprattutto il clima che c'è qui aiuta moltissimo, per cui è un clima veramente molto rilassato, molto, non c'è assolutamente né giudizio né stress, si lavora con molta tranquillità, e questo è fondamentale e non è per niente scontato, perché è importante secondo me essere messi a proprio agio nel momento in cui si lavora sulla voce. Per cui, superato quello scalino, poi c'è la gioia della scoperta, proprio del fatto di dire proprio appunto comunque questa cosa è mia, sta uscendo da me, dunque è mia, dunque forse mi piace, o forse comunque vado ad esplorarla, cioè tutto con l'entusiasmo del veramente della scoperta, cioè come dei bambini. Io mi sentivo, il primo incontro è stato pazzesco, mi sentivo una bambina completamente, non sapevo più niente ed era bellissimo, quindi wow. Allora, da questa esperienza mi porto a casa alla scoperta di un metodo completamente nuovo, perché sento proprio che la mia voce adesso è diversa da come era prima, e sento anche una mia consapevolezza diversa. È come se mi si aprissero tante finestrelle, no? Mi si accendono delle lampadine, ma allora forse posso fare anche questo e anche questo. Ci vengono forniti degli strumenti per lavorare da soli, e questo è fondamentale. È importante portarsi a casa degli strumenti con cui poter lavorare autonomamente. La cosa più buffa che mi è capitata qui, cioè la cosa che più mi ha fatto ridere, è stata forse la primissima lezione individuale che ho fatto io, e mi è uscita una voce che io non l'avevo mai sentita e mi faceva ridere. Il mio istinto è stato quello di ridere, mi sono forse un po' spaventata, però poi ho detto vabbè, forse però questa qui è roba mia, per cui adesso mi porto a casa una modalità di lavoro che posso condurre autonomamente. Ciao!